Segretario Tonelli oggi a Catanzaro ha incontrato una serie di rappresentanti istituzionali, tra cui il procuratore Gratteri, il questore, ai quali ha rappresentato le problematiche che vive il comparto sicurezza, anche dopo il confronto con i vertici territoriali del sindacato e con gli uomini della polizia. Certo, sì, è un grosso problema perché in questa regione, come forze dell'ordine, da 10 anni a questa parte mancano circa 1.500-1.700 uomini. È chiaro che questo comporta una fortissima debilitazione dell'apparato e non è soltanto un problema di risorse umane ma anche di risorse economiche, perché chiaramente se un commissariato deve mantenersi con 100 euro all'anno di cancelleria o con 2 o 3 ore alla settimana per pulire e sanificare gli ambienti, questo dà la misura dell'entità dei tagli. Ci dobbiamo comprare le divise e quindi qui serve un'inversione di tendenza che in questa legge di stabilità invece non c'è. In termini di uomini, cosa significa questo dato su Catanzaro in Calabria? Su Catanzaro qui significa che come Polizia di Stato mancano circa 100-120 uomini e sono circa un 200-250 nelle varie forze dell'ordine. È chiaro che, come abbiamo parlato questa mattina con il procuratore Gratteri, nessuno vuole rispolverare la stagione di Mamma Casella e quindi della militarizzazione del territorio, però qui servono uomini nelle attività investigative e nuove professionalità. L'Andrangheta soprattutto, ma comunque tutte la criminalità organizzata, quindi tutte le mafie, si stanno evolvendo, sono molto più insidiose, molto più silenti e lavorano proprio sul filo del rasoio lecito, illecito, riciclaggio e quant'altro, attività criminose. Quindi sta a noi doverci professionalizzare nella Polizia di Stato, mi dispiace, ma questo vale anche per le altre forze di polizia. Noi possiamo parlare perché abbiamo il sindacato, gli altri no, sono 12-14 anni che quello che era l'ufficio, una scuola di Brescia, della Polgai, della Polizia Investigativa, non fa più corsi in questa direzione, sempre per i tagli alla sicurezza, per i tagli delle risorse. Questo è un grossissimo problema. Qui a Catanzaro, quando alcuni mesi fa decise di fare lo sciopero della fame per denunciare le gravi condizioni in cui versa il comparto sicurezza, ricevette la solidarietà sia delle istituzioni, un ordine del giorno approvato dal Consiglio Provinciale, sia ovviamente dai sindacati di polizia, ricordo il COISP, insomma il segno di una grande attenzione verso i temi della legalità, della sicurezza, ma anche di coesione, di unità di intenti di tutte le forze dell'ordine su questi temi, anche del mondo sindacale. Sì, io ringrazio tantissimo tutti i protagonisti di quella stagione di solidarietà e devo dire che anche se penso alla provincia qui di Catanzaro, dove all'unanimità fu approvata una mozione di solidarietà e di approvazione su quello che erano di condivisione delle motivazioni, quindi contro la debilitazione dell'apparato della sicurezza e contro una repressione illecita di una protesta che era legittimissima e soprattutto nell'interesse della comunità. E contrariamente però a questa solidarietà devo dire che e poi il governo non ha corrisposto, perché questa solidarietà è stata espressa dalla pressoché totalità dei consigli regionali e comunali, anche con l'apporto della maggioranza di centrosinistra, partendo da Venezia, quindi parlo nome Felice Casson, per arrivare a Catania, quindi al ministro Bianco, che è stato ex ministro dell'interno, il sindaco Bianco, e che governa una giunta di centrosinistra filorenziana. Quindi questo messaggio però non è stato colto e non viene colto il fatto che gli italiani percepiscono come primo problema, anche in un contesto di crisi economica, quello della sicurezza, e questo è un errore gravissimo perché i numeri non sono tutti uguali e la politica deve assumersi le sue responsabilità. Qui siamo a Catanzaro, è là il capoluogo di regione, quindi vi sono una commistione tra 'ndrangheta e lobby massoniche. Di queste 32 lobby massoniche si parla che 27-28 siano, voglio dire, condizionate fortemente, se non in mano all'Andrangheta. È un centro di potere, ci sta la regione, qui bisogna investire in risorse di qualità, nelle forze di polizia, uomini e mezzi, sostegno, mentre invece su questo si arranca. La visita del segretario generale Tonelli è anche un modo per portare ancora di più all'attenzione degli organismi nazionali le gravi carenze che riguardano gli uffici di polizia del territorio di Catanzaro.
Sì, assolutamente sì. Non a caso la sua venuta non è stato un caso. Lui sta seguendo la Calabria in particolar modo. Su Catanzaro ci ha tenuto a incontrare il nostro procuratore di Catanzaro, il dottore Gratteri, con il quale hanno condiviso certi aspetti e certe situazioni che purtroppo da tempo ci portiamo dietro. Catanzaro purtroppo, nella carenza di organico che ha nella totalità, c'ha due uffici che in particolar modo soffrono questo problema, e sono il commissariato di Lamezia Terme, che c'è una popolazione, un territorio che c'è una popolazione di 70.000 persone, abitanti, e c'è solo 90 unità, e poi c'è il commissariato di Catanzaro Lido, che a fronte di 40 unità che sono previste ci sono solo 14 unità. Se con queste poche risorse pensiamo di poter contrastare la criminalità organizzata, soprattutto in un territorio come quello lamettino, credo che i numeri non sono dalla nostra parte. Quindi con il sostegno sicuramente del procuratore, con il sostegno anche nostro del sindacato, cerchiamo di dare un input al centro affinché l'attenzione, insomma, per Catanzaro sia più vicina.